solito tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull crystal. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Fill linea abracadabra e ho usato due gomitoli e due colori, il verde e il verde ghiaccio. Guardate qui che meraviglia, sapete che ultimamente sono fissata col verde e quindi ho deciso appunto di utilizzare questi due. La cosa che più mi piace è il netto distacco che c'è tra questo verde con il lamé dorato, mentre questo verde ghiaccio ha il lamé argentato, quindi c'è veramente un contrasto che mi piace tantissimo. Naturalmente, oltre a questo abbinamento colori, ne potete fare tanti altri disponibili sempre sul mio sito. Ve ne faccio vedere alcuni. Se vogliamo andare sul classico, possiamo andare su questo abbinamento dove abbiamo il bianco con il lamé argentato con il nero che di contrasto con il dorato, molto bello anche questo. Oppure un altro tipo di abbinamento che possiamo fare è sulle tonalità dell'azzurro. In questo caso io vi consiglio sempre di usare il colore più scuro per fare i bordi, quindi quello sotto, quello delle maniche e quello del collo, e usare appunto questi due. In questo caso abbiamo questo ottanio che ha il lamé argento e il blu con il lamé blu, quindi tono su tono, ma che comunque stacca tantissimo. Detto ciò, passiamo invece a parlare dei quantitativi. Per poter realizzare questa taglia S, che però come potete vedere mi va larga perché non volevo fare un pull troppo stretto, ho utilizzato solo 250 grammi lavorando con l'uncinetto del numero 6. Per poter realizzare appunto la creazione mi sono serviti 200 grammi del verde ghiaccio, di questo ghiaccio, e 50 grammi del colore verde scuro. Ora, per una taglia M io vi consiglio 250 grammi per il colore che dovete usare maggiormente e 100 grammi per invece il colore che andate ad utilizzare per fare bordini. Taglia L, fermiamo sempre 100 grammi per poter fare il colore, i bordini, mentre andate a fare 300 grammi per quanto riguarda la lavorazione del colore che usate di più, quindi quello per creare l'intera maglia. Per quanto riguarda invece il tipo di lavorazione, sono tornato a utilizzare un punto che abbiamo già utilizzato tantissimo e che a me piace. Quando si fa a lavorare la parte in basso, in tondo, si usano due giri. Quando si lavora in giri di andata e ritorno, per la parte superiore si fa un solo giro. Anche le maniche le ho fatte con lo stesso punto. E come potete vedere, i bordini, la parte inferiore della maglia e il collo hanno lo stesso numero di giri, che sono in totale 5, che sarebbero due motivi più un altro giro. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando Vanessa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fill linea abracadabra che già abbiamo lavorato l'anno scorso. Ho deciso però di lavorare due filati, cioè due colori diciamo insieme. Inizierò con il verde scuro e poi proseguirò con il filato verde ghiaccio. Vi faccio anche altri abbinamenti colori che potete fare, come questi due blu, e vi consiglio sempre di usare il blu scuro per poter fare i bordi e il blu più chiaro, questo ottanio, per fare la maglia, mentre possiamo utilizzare anche il nero e il grigio, questo bianco, e fare anche in questo caso i polsini, il borso sotto e la parte del collo con il nero, mentre il bianco con fare tutta la maglia. Avete già visto le foto all'inizio, quindi avete già capito di che cosa sto parlando. Altra cosa, io vi dico che ho iniziato con il verde scuro, ma il motivo ve lo mostro con il verde ghiaccio, perché col verde scuro non vedreste bene, nonostante c'è questo bell'oro. Quando si va a lavorare, comunque la lavorazione non spicca tantissimo, e ve lo faccio vedere perché così ve ne rendete conto, vedete quanto è scuro lavorarlo, quindi non si capisce benissimo. Quindi preferisco farvi vedere appunto il motivo con il verde ghiaccio. Allora, altra cosa, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 6, sposto tutto così, potete vedere. Qui ho fatto un piccolo campione e vi dico che nella mia maglia, per fare la mia maglia, io ho messo 112 catenelle. Questo perché volevo una lavorazione morbida, quindi un po' larga, non stretta, non aderente. E quindi con 112 catenelle io ottengo circa di circonferenza 88 di circonferenza con 112 catenelle. Ora mi raccomando, se la volete morbida anche voi, mi taglia M, andate a mettere almeno io direi 6 motivi, no, 4
tra i 4 e i 6 motivi in più rispetto a me, una taglia L 8 motivi, una taglia XL anche 12 motivi. Se invece non la volete morbida ma la volete un po' più aderente, allora andate rispetto a me, taglia S, togliete almeno 3 motivi, taglia M montatene solamente 2 in più rispetto a me, taglia L montate soltanto 4 o 6, a seconda appunto di quanto la volete larga la vostra maglia. Ricordate sempre che in questo caso io ho preso la circonferenza dei miei fianchi, che è circa 84, e ho fatto 4 centimetri in più, arrivando quindi a 88 centimetri. Se voi avete comunque il seno più grande dei fianchi, mi raccomando, misuratevi la circonferenza del seno e andate a mettere quei 4 centimetri in più. Se non la volete aderente, mettete la stessa misura, tenendo sempre presente il multiplo di 4 catenelle. Detto ciò, andiamo a lavorare. Il punto già lo conoscete, l'abbiamo fatto veramente per tantissime cose, tra cui anche la stola glitter, quindi è un punto che già conoscete, un punto che sta andando molto di moda ed è per questo che ho deciso di utilizzarlo anche per questa maglia. Allora, naturalmente io poi vi dirò dopo quanti giri del verde sono andata a usare il verde ghiaccio, in modo tale da farvi capire quanto più o meno è alto il bordo. E andiamo quindi a realizzare il nostro primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro. Vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, rientro una maglia alta. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi una, due, tre, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro maglia alta. Saltiamo ancora 3 catenelle, entriamo nella quarta e di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro, quindi si saltano sempre 3 catenelle, si vanno a fare nella stessa catenella di base 2 maglie alte, una catenella e si rientra con un'altra maglia alta. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come andare a fare poi il secondo. Allora, sto per arrivare a chiudere il giro, entro nella catenella iniziale dove ho fatto la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una, due. Per chiudere il giro faccio una catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare il secondo giro. Mi tiro un po' l'asola, la lascio, entro con l'uncinetto all'interno da dietro del mio foro e tiro l'asola fuori. E andiamo a fare: entro, prendo l'asola, prendo il filo, esco e una catenella. Questa è la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella successiva. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Entro e vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte, una, due. Vado nell'archetto successivo di una catenella e di nuovo vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte e devo continuare così per tutto il giro. Vado nell'archetto della catenella, maglia alta, catenella, 2 maglie alte. Quindi, come vedete, stiamo soltanto alternando il motivo. Sotto avevamo prima le 2 maglie alte, e poi la maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e poi le 2 maglie alte. Quindi rientro, maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte. Se avete paura di sbagliarvi perché la catenella non è piccola, potete farne anche due, in modo da non sbagliarvi nel giro successivo su quello che state facendo. Quindi invece di una catenella potete fare tranquillamente 2 catenelle. Quindi si procede a lavorare in questa maniera per tutto il vostro secondo giro. Vi faccio vedere come terminare il secondo giro e come andare poi a ripetere il primo giro. Vedete, sono arrivata alla fine del secondo giro, entro sempre nel primo archetto, vado a fare una maglia alta, catenella,
catenella, entro nella catenella che equivaleva alla mia maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto si ricomincia col primo giro, quindi tiro l'asola, di nuovo con l'uncinetto entro da dietro, mi tiro l'asola fuori, entro nel foro di una catenella, prendo il filo d'esco. Prendo il filo d'esco dai fili sull'uncinetto, una catenella e poi vado a lavorare manualmente. Vado nell'archetto e di nuovo vado a fare il primo giro. Quindi due maglie alte, catenella, rientro, una maglia alta. E continuiamo così. Quindi questi sono i due giri. Io adesso vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere con il verde e quanto invece poi sono andata a ripetere con il verde scuro e quando poi invece ho ripetuto con il verde chiaro per arrivare agli scalfi. Allora, io ho finito la parte di sotto della mia maglia. Ho ripetuto i due giri per 13 volte, i primi però, scusate, i due giri per 13 volte, però ho ripetuto con il verde due volte i due giri e una volta il primo. Poi sono andata a ripetere sempre con il verde ghiaccio. Quindi, come potete vedere, qui è come una sorta di bordo con il verde più scuro e poi sono andata a lavorare con il verde ghiaccio. Quindi, in totale, comunque, i due giri li ho ripetuti per 13 volte. A questo punto bisogna dividere i marcapunti e mettere con i marcapunti la parte dietro dalla parte avanti. Sono andata a contare il mio motivo, questo qui. Ne ho un totale di 28, quindi ne ho messi 14 dietro e 14 avanti, andando a mettere i marcapunti dove qui abbiamo l'ultimo e qui abbiamo il primo. Qui abbiamo l'ultimo e qui abbiamo il primo. Mi raccomando, se avete un numero dispari, cioè tipo il 29 invece che 28, il numero dispari va sempre messo davanti, quindi 14 dietro, 15 davanti. Quindi per le taglie più grandi stessa cosa, dividete per due, se avete un motivo in più lo mettete sul davanti. A questo punto io lavorerò sempre con l'uncinetto numero 6, sempre lo stesso giro, ma lavoreremo in giri di andata e ritorno e non più in giri di tutto in tondo. Quindi io vado sempre qui nel mio archetto, questa volta però lavoro come ho lavoro in questa maniera. Vado a fare le 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare le mie due maglie alte, una e due. Continuo a lavorare normalmente, quindi vado qui, maglia alta, catenella, rientro, due maglie alte. Continuo a lavorare il mio giro fino ad arrivare al secondo marcapunti e in questo caso vi farò vedere come finire il giro e come iniziare poi il secondo. Sto terminando il primo giro, quindi vado nell'ultimo archetto, vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Ora vediamo come cambia la situazione, perché ci giriamo con la lavorazione e dobbiamo riandare a fare lo stesso giro che abbiamo fatto adesso. Questo appunto perché non stiamo più lavorando in giro di andata e ritorno, scusate, non stiamo lavorando in giro di tutto tondo, ma in giro appunto di andata e ritorno. Quindi con delle maglie bassissime mi porto nell'archetto e ricomincio da capo. 3 catenelle che sono prima maglia alta, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte. Quindi da due giri siamo passati a fare un giro solo che va sempre ripetuto fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della nostra scusa, no, alla lunghezza alla Alla lunghezza, sì, alla lunghezza, sì, dei nostri scalfi. Quindi io vi dirò naturalmente alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro e dovremo fare la stessa cosa anche dietro, andando a ripetere sempre lo stesso giro per tutto il nostro. Allora, ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro e ho incominciato a fare la manica per trovarmi un po' a spiegarvi poi anche l'inizio della manica. Allora, io in totale ho fatto 9 giri sia avanti che dietro e poi sono andata a cucirli per circa 7 cm da entrambe, ups, mi è volato l'uncinetto, da entrambe le spalle in modo tale da avere appunto questo scollo un po' più largo. Naturalmente potete andare a stringerlo anche di più, quindi ripeto, 9 giri cucito per 7 cm da entrambi i lati. Per quanto riguarda le taglie più grandi di mie, allora io direi che per una taglia M dovete andare a fare direi 12 e 11 giri, 14 giri per una taglia L, 16 giri per una taglia XL. Tenete sempre presente
che questo è l'altezza equivale allo scafo. Io ho fatto un po' più lungo del solito, infatti lo scafo in questo momento è 15 centimetri e mezzo rispetto ai soliti 14 e mezzo che faccio, quindi è un centimetro in più perché voglio la manica un po' larga, non la voglio troppo stretta. A questo punto possiamo andare a far vedere come si realizza la manica. Con la manica torneremo a lavorare due giri perché torniamo a fare la lavorazione in tondo. Lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 6 perché, come vi ho detto, voglio che la manica resti larga, e quindi andiamo, ci agganciamo sotto qui dove avevamo messo il marcapunti e iniziamo facendo le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia alta qui orizzontale, andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Facciamo 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, rientriamo maglia alta, saltiamo dove abbiamo le 2 maglie alte e andiamo direttamente dove abbiamo la maglia alta successiva, sempre in orizzontale. Quindi saltiamo qui, andiamo direttamente qui e rimaniamo a fare 2 maglie alte, catenella, rientro un'altra maglia alta. E continuiamo così per tutto il nostro giro in tondo. Salto le 2 maglie alte e vado dove ho la maglia alta. E vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto dove ho le 2 maglie alte, vado dove ho solo la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro maglia alta. Vedete, qui mi trovo dove ho la cucitura della spalla e anche in questo caso vado sempre dove ho solo la maglia alta e vado sempre a fare 2 maglie alte, catenella, rientro maglia alta, salto qui che da quest'altra parte invece ho le 2 maglie alte, vado direttamente dove ho la maglia alta e continuo quindi così per tutto il mio giro. Vi farò vedere come terminare, come riniziare poi il secondo, però naturalmente la lavorazione è identica a quella che abbiamo fatto appunto per il nostro corpo della manica della maglia. Quindi sto arrivando a terminare il giro, vedete ho fatto il mio ultimo 2 maglie alte, catenella e maglia alta, entro nella parte iniziale dove avevo fatto la maglia alta e vado a fare le mie 2 maglie alte, la catenella ed entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Vado sempre a prendere il filo e lo faccio uscire all'interno, inizio il secondo giro. Quindi vado a fare 2 maglie alte e poi direttamente nell'archetto di una catenella. E in questo caso torniamo a invertire. Maglia alta, catenella, rientriamo 2 maglie alte. E andiamo avanti così per tutto il nostro lunghezza della manica. Come vi ho detto, io già ho fatto la manica, quindi vi dico subito quante volte sono andata a ripetere il giro e vi dico che il polsino l'ho fatto sempre con il verde più scuro per richiamare appunto la parte inferiore della maglia. Allora, la manica io sono andata a ripetere 2 giri per 13 volte, però per 10 volte l'ho ripetuto con il nostro verde ghiaccio. L'undicesima volta sono andata a ripetere 2 giri, il primo giro l'ho fatto col verde ghiaccio, il secondo con il verde e poi sono andata a ripetere gli ultimi 2 giri, gli ultimi 2 motivi sempre con il verde, in modo da avere lo stesso numero di giri, quindi 5 giri in totale, 1, 2, 3, 4 e 5 con il verde, così come ho fatto per la parte sotto. Adesso devo andare sto lavorando la seconda manica, deciderò poi se rifinire anche lo scollo sempre con il verde più scuro. Vedo un attimo, finisco di fare la seconda manica e poi vi faccio sapere. Allora, ho terminato entrambe le maniche e poi sono andata ad alzarmi il collo, quindi ho rifatto lo stesso giri che facevamo sempre in tondo, ho solo ripreso la lavorazione e continuato la lavorazione e ho fatto i miei 5 giri, in modo da avere appunto il collo, le maniche e la parte sotto dello stesso numero di giri. Quindi ripeto, una volta fatte le maniche, io ho solo ripreso la lavorazione lavorando sempre i giri in tondo, quindi 2 giri e ne ho fatti in totale di 5, quindi ho ripetuto 2 volte il motivo più un altro giro. Detto ciò, anche questa maglia è terminata.